È il giorno di Massimo D'Alema alla festa della sinistra organizzata sul lungomare di Reggio. Il leader di LeU boccia senza appello il governo giallo-verde e le sue promesse non mantenute. Ah sì, effettivamente diciamo, le promesse più significative che erano state fatte non vengono mantenute. In parte queste promesse non avevano fondamento, però le persone le hanno credute, ma insomma però. E in parte naturalmente la difficoltà nasce dal fatto che questo governo è la somma di due diversi populismi, ognuno ha le sue promesse, metterle insieme, sommarle diventa molto difficile. Sulla vicenda relativa al sequestro dei 49 milioni sui conti della Lega e sulle dichiarazioni di Salvini, che ha detto «gli italiani sono con me», il sarcasmo è massimo. Un discorso del cavolo, diciamo, perché la magistratura non partecipa alle elezioni, quindi non è che si fanno le elezioni, non si vota sulle sentenze, si eseguono e basta, in un paese civile, diciamo. Nico Stumpo invita i consiglieri regionali a ricompattarsi intorno a una proposta reale di centrosinistra, ripartendo da Oliverio. Guardi, i consiglieri regionali hanno avuto dei sommovimenti in questa fase. Io penso che anche in consiglio regionale per il futuro della Calabria c'è bisogno di lanciare una proposta di centrosinistra vero, senza infingimenti, e il candidato, c'è un presidente uscente, se c'è qualcuno che lo vuole sfidare è giusto che si provi a sfidarlo, ma penso che si parta dal candidato uscente. Riccardo Tripepi per la CNews 24.